In arrivo l'aumento della tassa sui rifiuti ad Alcamo per la città, un rincaro di 500.000 di euro nella ripartizione delle quote tra i comuni della provincia. L'emergenza idrica al Camese arriva in Consiglio Comunale, la questione tra gli argomenti all'ordine del giorno della seduta di domani pomeriggio. Si sblocca il settore dell'urbanistica al Comune di Alcamo, via libera del commissario alla nomina del responsabile, si rimette in moto l'edilizia locale ferma da quasi 2 mesi. Legambiente tuona contro la liberazione della tonnara di Scopello. Per il direttore regionale Zanda, che denuncia bivacchi, degrado e sporcizia, si rischia di compromettere irrimediabilmente il bene. Cominciano sempre più a farsi sentire mal di pancia all'interno della maggioranza a Partinico. A settembre il sindaco sarà chiamato a rimettere mano alla giunta. Il PD chiede un altro assessorato e gli alleati spingono il primo cittadino a rispettare i patti preelettorali. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Alpa 1, depositate ieri pomeriggio presso la cancelleria della Corte d'Assise di Trapani le motivazioni della sentenza del processo a carico dei presunti assassini di Mauro Rostagno, il sociologo ucciso il 26 settembre dell'88 a Valderice. Per l'omicidio sono stati condannati all'ergastolo il boss Vincenzo Virga quale mandante e Vito Mazzara, sicario della famiglia mafiosa trapanese, accusato di aver preso parte all'agguato. I giudici hanno ripercorso in oltre 3.000 pagine le varie fasi dell'indagine che ha portato all'individuazione di 2 dei presunti responsabili dell'omicidio. Per la Corte d'Assise si tratta di un delitto di mafia. Durante il dibattimento, durato oltre 2 anni, sono stati sentiti diversi collaboratori di giustizia che hanno riferito dell'insofferenza provata dai boss a seguito delle continue denunce avanzate da Rostagno attraverso gli schermi televisivi dell'emittente in cui lavorava. Cambiamo decisamente argomento, siamo ad Alcamo, in arrivo l'aumento della tassa sui rifiuti per la città, un rincaro di 500.000 di euro nella ripartizione delle quote tra i comuni della provincia. Castellammare del Golfo risparmierà invece 400.000 euro. L'SRR Trapani Nord presenta il conto ai comuni del Trapanese in vista della nuova gestione della raccolta dei rifiuti che dovrà subentrare al lato in via di liquidazione. Soltanto per Alcamo è stato previsto un aumento di 500.000 di euro quale quota parte per la raccolta e smaltimento dell'immondizia. Molto meglio a Castellammare del Golfo, dove invece si arriverebbe a risparmiare 400.000 euro. Ma ancora è tutto in alto mare. L'Assemblea dei Comuni Soci ha chiesto di rivedere il criterio per la ripartizione del costo complessivo dell'appalto che per Alcamo, Castellammare, Mare, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo e Valderice ammonta complessivamente all'incirca 26 milioni di euro. Proprio in questi giorni la Giunta Municipale di Castellammare ha approvato la delibera di adesione all'SRR in base al nuovo criterio di ripartizione del costo complessivo dell'appalto per la raccolta dei rifiuti stipulato con Aimeri, applicando il metodo della proporzione tra il personale assunto e i rifiuti prodotti. In questo modo Alcamo passa dagli attuali 4.987.000 euro di costo annuo del servizio ai 5.560.000 euro. Una vera stangata che inevitabilmente si ripercuoterà sulle tasche dei cittadini a cui toccherà ripianare questo aumento. Soluzione a cui il Comune Alcamese, che comunque lo scorso marzo si era opposto votando contro in assemblea, dovrà necessariamente accodarsi. In base alla nuova ripartizione Alcamo è praticamente socio al 21% dell'SRR, secondo soltanto a Marsala nel suo ambito. Nel 2014 sono stati smaltiti quasi 20 milioni di chili di immondizia. La cittadina alcamese si farà carico di 106 lavoratori, mentre a Castellammare ne spetteranno 29. Ora saranno dolori per i contribuenti alcamesi che già negli anni passati si sono dovuti fare carico di aumenti considerevoli. Lo hanno fatto nel 2009, quando ci fu un'impennata del 120%, poi seguì una sensibile riduzione per tornare ad un nuovo maxi aumento nel 2013 che ha inciso mediamente per le famiglie attorno al 40%. In pratica una famiglia tipo composta da 4 persone che abita in un appartamento di 100 metri quadri paga sino ad oggi 285 euro, un solo componente invece paga 160 euro, con 2 si sale a 224, così via via sino a 6 componenti che dovranno sborsare 311 euro. Per ciò che concerne invece le attività imprenditoriali, commerciali, produttive e altre tipologie, la storia cambia. Amministrazione e Consiglio hanno voluto maggiormente salvaguardare queste categorie, tant'è vero che negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta e cartoleria pagano il 10% in meno rispetto
rispetto al 2013, addirittura il 20% i rivenditori di tappeti, tende e tessuti. Per attività industriali e capannoni, alberghi e ristoranti, la tassa è rimasta invariata, contrazione del 17% per le aree artigianali. Per tutte le altre tipologie invece si riscontrano aumenti che oscillano dal 2 al 92%. Il picco più alto lo hanno dovuto assorbire negozi di frutta e verdura. E a proposito di tassa sui rifiuti, il TAR Sicilia Palermo ha ordinato con sentenza all'assessorato regionale all'energia di pronunciarsi sull'istanza avanzata dal Comune di Trapani volta ad ottenere il provvedimento di finanziamento necessario per la realizzazione delle opere di chiusura definitiva delle vasche dismesse site nella discarica comunale, come da progetti in precedenza trasmessi. La pretesa di finanziamento, pari ad oltre 8 milioni di euro, trova il fondamento nel versamento effettuato negli anni dal Comune di Trapani all'assessorato del cosiddetto tributo post mortem, pari a circa 15 euro per tonnellata di rifiuti conferiti. In seguito al silenzio osservato dall'assessorato sulle stanze, il Comune si è pertanto trovato costretto ad adire il Tribunale Amministrativo Regionale, che appunto ha ordinato all'assessorato di esitare la richiesta entro 30 giorni. Voglio augurarmi, ha affermato il sindaco di Trapani Damiano, che la sentenza del TAR serva a costringere la Regione ad adempiere i suoi obblighi nei confronti non già del Comune di Trapani, bensì della collettività trapanese, visto che l'inadempienza regionale si è tradotta negli anni in un maggior carico tributario per la collettività. Infatti, dice, la mancata copertura delle vasche dismesse della discarica ha prodotto una maggiore quantità di percolato, il cui smaltimento ha avuto un maggiore costo, ripartito con l'aumento della tassa sui rifiuti. E torniamo ad Alcamo, parliamo dell'emergenza idrica che adesso arriva in Consiglio Comunale, la questione infatti tra gli argomenti all'ordine del giorno della seduta di domani pomeriggio. Il Consiglio Comunale di Alcamo è stato convocato per domani pomeriggio in seduta d'urgenza. Numerosi gli argomenti, si parlerà di tributi, ma non è questo argomento, seppur molto importante, che vogliamo approfondire. Lo fa molto bene il collega Michele Giuliano. Vogliamo invece continuare la campagna di Alpa 1 sull'emergenza idrica, seguita con molta attenzione da tantissimi nostri telespettatori. In consiglio, tra gli argomenti, figura la risposta ad una interrogazione presentata lo scorso 19 luglio, quindi oltre un mese fa, da Ignazio Caldarella sul problema dell'acqua. Seguiremo con molta attenzione la risposta per cercare di capire lo stato dell'arte dell'emergenza idrica che non si riesce a superare, ovvero portare a 4-5 giorni d'attesa per vedere scorrere il prezioso e sempre più raro liquido dai rubinetti delle abitazioni di Alcamesi. Una vera e propria emergenza sopportata quasi con cristiana rassegnazione da tanti alcamesi che, oltre che col caldo e quindi quando i consumi aumentano, vedono diminuire l'erogazione dell'acqua. Quindi l'oro bianco viene acquistato da privati. C'è chi si arma di bidoni e pazienza per riempire il bottino, la cui affluenza ai rubinetti è la metafora dell'incapacità del Comune, a tutti i livelli, nessuno quindi escluso, di garantire un servizio essenziale e di primaria importanza. Va aggiunto che in un comune azienda che si rispetti esistono squadre di pronto intervento. Ad Alcamo invece sembra che tutto venga lasciato al caso, sembra di andare avanti alla giornata. Pertanto pare che interessi a pochi se servizi essenziali fanno acqua, tanto più che da cittadini sembra che si venga trattati come sudditi che debbono soffrire e tacere. Intanto stamane, oltre al danno, anche la beffa nel quartiere dove è arrivata l'acqua. Infatti nella zona di Piazza della Repubblica dalle 8 di stamane e per tutta la mattinata è mancata l'energia elettrica per lavori di manutenzione, quindi molti motorini e molte autoclave non sono entrati in funzione e quindi moltissime persone sono rimaste a secco e molto probabilmente dovranno attendere altre 7 giorni per vedere un po' di acqua. Cambio al vertice del comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani. Da oggi il colonnello Pasquale Pilerci è il nuovo comandante. L'ufficiale superiore succede al colonnello Carlo Ragusa, destinato ad un altro prestigioso incarico presso l'Accademia del Corpo
con sede a Bergamo. Il nuovo comandante, 42 anni, si è arruolato nel corpo della Guardia di Finanza nel 1991 e proviene dal nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, dove ha svolto l'incarico di comandante del primo gruppo tutela entrate. La cerimonia di avvicendamento è avvenuta alla presenza del comandante regionale Sicilia, il generale Ignazio Gibilaro, e le autorità civili, religiose e militari. Si sblocca il settore dell'urbanistica al comune di Alcamo, via libera del commissario alla nomina del responsabile. Si rimette in moto l'edilizia locale ferma da quasi due mesi. Negli uffici da smaltire oltre un centinaio di pratiche che attendevano solo la firma di un funzionario. Ieri sera firma in calce alla determina, da questa mattina torna a funzionare l'apparato tecnico dell'urbanistica al comune di Alcamo. È finito il calvario per il settore del municipio, che torna ad avere una sua struttura pienamente funzionante, e soprattutto si sblocca l'edilizia e tutto il suo indotto. Da oggi il geometra Giuseppe Stabile è il responsabile dell'urbanistica, un settore che è stato smembrato per ovviare al problema dell'assenza di un dirigente in seno al comune di Alcamo che potesse svolgere queste mansioni. Ieri sera ho firmato la determina, conferma il commissario straordinario del comune Giovanni Arnone, che permette di rimettere in moto tutta la macchina burocratica inerente al settore tecnico e quindi principalmente all'edilizia. Per effetto di questo smembramento il commissario ha contestualmente nominato anche un responsabile al SUAP, il settore attività produttive, e al servizio amministrativo. Con questa manovra l'urbanistica torna quindi in funzione per ridare soprattutto una boccata di ossigeno ad un'economia edile che già ad Alcamo soffre la crisi congiunturale, a cui si è aggiunto questo blocco amministrativo della macchina comunale che ha complicato tutto e reso ancora più drammatica la questione. Torniamo a far funzionare finalmente, aggiunge Arnone, un apparato che è vitale per l'economia di qualsiasi territorio e quindi lo è certamente anche per Alcamo. Era dalla fine dello scorso mese di giugno che l'urbanistica si vedeva sprovvisto di un dirigente, cosa che conseguentemente ha bloccato tutta l'attività burocratica per l'edilizia. Oltre un centinaio le pratiche che nel frattempo si sono accumulate, già esitate favorevolmente dagli uffici, ma rimaste nei cassetti per la mancanza proprio della firma del dirigente. Non si è rinnovato l'incarico semplicemente perché pochi giorni dopo si è dimesso il sindaco Sebastiano Bonventre con la sua giunta. Il successivo avvento del commissario straordinario ha comportato un necessario periodo di verifica della situazione e nel frattempo il settore edile è rimasto completamente paralizzato. Per il comune di Alcamo però le grane legate al settore non si sono esaurite qui. Pende infatti sempre un'istanza di reintegrazione inoltrata un paio di settimane fa dall'ex dirigente del settore Carlo Bertolino, il quale è rimasto per un anno a dirigere gli uffici tecnici a cavallo tra il 2013 e il 2014, prima della scadenza del suo contratto. Bertolino, basandosi su una sentenza della Corte di Cassazione che ha determinato che l'incarico deve avere una durata almeno triennale, ha per l'appunto sollecitato al commissario di essere reintegrato per almeno altri due anni, questione che certamente finirà in controversia giudiziaria.